Acido ialuronico, meglio una crema o un filler? La crema io la consiglio moltissimo nei soggetti giovani e in persone che hanno bisogno di una crema idratante e protettiva. L'acido ialuronico, soprattutto contenuto nella crema, non penetra negli strati dermici profondi, per cui il solo trattamento topico ovviamente è inefficace rispetto al filler, che appunto è un filler a base di acido ialuronico, riesce a penetrare negli strati cutanei più profondi e quindi a riempire la ruga anche in modo più duraturo. Tra i filler, quelli di nuova tecnologia, tra cui filler a cross-linking dinamico, si integrano in maniera molto omogenea nella pelle e sono in grado, in base alla formulazione, di riempire sia le rughe statiche, sia riempire i volumi del volto e anche a migliorare l'idratazione della cute. Le pazienti che si approcciano per la prima volta al trattamento con i filler devono essere confortate dal fatto che la naturalezza del volto verrà rispettata, perché il trattamento con i filler serve per dare un aspetto più fresco, riposato, armonico, ma non per alterare i lineamenti del volto. Molti fattori possono influenzare la durata del filler, tra cui l'età, il tipo di pelle, le abitudini di vita, quali il fumo, che può ridurre molto il metabolismo e il riassorbimento del filler, e anche l'esposizione ai raggi solari, l'attività muscolare. Un filler può avere una durata media dai 5 ai 12 mesi in base appunto alle abitudini di vita della paziente che si sottopone a tali trattamenti.